Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati a un'altra puntata della rubrica Una poltrona in Clubhouse on Air, il format di interviste di Clubhouse Brera, il business club di Copernico. Spero riaprirà presto e spero di potervi anche accogliere tutti lì. Intanto do il benvenuto a Giuseppe Molinari, il nostro primo ospite. Grazie Giuseppe per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Grazie. Buonasera, Daniela. Mi presento, è Giuseppe Molinari, avvocato e Public Affairs Advisor, esperto di politica, di lobbying, e relazioni diplomatiche e comunicazione digitale integrata. Ha lavorato per tre diverse legislature del governo, come consigliere di tre ministri, ha coordinato anche diverse campagne elettorali in occasione delle elezioni politiche nazionali, regionali e comunali, è docente di Public Diplomacy, Governance istituzionale e aziendale presso l'Università di Roma Link Campus, anche specializzato nella gestione di piani strategici e relazioni istituzionali e ha gestito diverse campagne di comunicazione aziendale con l'obiettivo di diffondere cultura della sostenibilità per le organizzazioni no profit Urban 2030 e Urban Ideas, che sono delle organizzazioni che Giuseppe ha fondato con altri professionisti. Dunque, Giuseppe, dopo averti presentato, adesso vorrei che ci inquadrassi un attimo il public affair e come si integra la digital communication. Perfetto, grazie Daniela. Io innanzitutto devo fare una premessa, che è quella che avverto tutti, utilizzerò un linguaggio molto semplice perché siamo in un settore molto molto tecnico a livello di innovazione che usa una terminologia alcune volte un po' complessa. Quindi per cercare di arrivare al pubblico che ci segue, che segue questa poltrona di Clubhouse insieme a Rinascita Digitale, che sta avendo molto successo. Io ho seguito anche gli altri interventi, anche in questi giorni, di chi mi ha preceduto questa sera, questo pomeriggio. E devo dire, gli argomenti, i topics sono sempre molto molto forti, molto interessanti e molto al passo con i tempi. Cerchiamo Però, di fare del insomma, nostro meglio, anche grazie ai contributi vostri, complimenti, ovviamente. complimenti. Niente, allora, public affairs sono delle attività che sono legate al mondo della lobbying, delle relazioni istituzionali, delle relazioni con il governo. Hanno, diciamo, una loro storicità a livello di professionalità ormai che si sono consolidate anche nel nostro mercato in Italia attraverso grandi studi, grandi firm, grandi aziende. La digital communication offre però oggi la possibilità di integrarsi con infrastrutture intelligenti e con le attività e le practice di public affair, appunto, per aiutare e rafforzare quindi il dialogo tra i governi e la popolazione, così come tra i governi e la comunicazione corporate, quindi la grande azienda, la piccola e media impresa. Il dialogo, ecco, il centro un po' di tutto, che oggi diciamo è un po' un'innovazione in questo settore dei public affairs, delle lobby, è questa forma di integrazione con pratiche di advocacy, quindi di rappresentanza nei confronti del governo attraverso un dialogo che l'innovazione digitale consente di divulgare e di rafforzare, raggiungendo una platea di pubblico molto vasta, grazie ai canali digitali, che sono essenzialmente i profili social. Ecco, un po' è questo. I portatori di interesse che rappresenta il lobbista al governo devono avere oggi una platea più vasta rispetto allo stakeholder che rappresenta quel settore di mercato, quelle filiere legate a quel settore di mercato. Faccio un esempio, non so, nell'alimentare piuttosto che nel petrolio, piuttosto che nell'energia. Ci sono delle filiere, no, che coinvolgono migliaia di lavoratori. Ecco, queste migliaia di lavoratori sono rappresentati dagli stakeholder che a loro volta raccolgono gli interessi di queste categorie e le portano sul tavolo del decisore per farle magari, diciamo, diventare delle proposte legislative. Gli strumenti digitali aiutano queste dinamiche, questi passaggi per arrivare anche al grande pubblico, alla vastità che oggi è rappresentata dal popolo della rete. E che ha bisogno di una comunicazione chiara dai vertici. Esattamente.
Assolutamente, sì. Non capiamo più niente. Ci ho detto, ci fai qualche esempio di pratico, magari se puoi, ecco, di come vengono utilizzati questi strumenti, quali sono, qualche case che ci puoi portare? Ma innanzitutto faccio una premessa, che è quello appunto del modello che è fortemente incentrato con l'innovazione, del business intelligence, che deve contraddistinguere queste azioni integrate tra appunto il mondo digitale e la rappresentanza di interesse. Perché? Perché tutto, cioè ciò che c'è al centro tra questi mondi, quindi chi governa e chi è governato, sono i dati. Perché la rete, quello che è importante è che deve comunicare però con un processo di lavorazione dei dati, e quindi data analysis, che consente poi di capire quali sono le fonti, com'è il sentiment del pubblico, dove sono per esempio le fake news, dove c'è una comunicazione che arriva al grande pubblico in una certa maniera perché viene recepita in quella maniera, piuttosto che una comunicazione che dà altri dati. Quindi chi li processa, l'analisi dei dati, il data driven, come si dice in gergo, deve essere capace poi di tramutarli in azioni concrete che siano il più vicino possibile con la popolazione. Quindi questo è l'elemento essenziale. Casi pratici se ne possono fare tantissimi. Oggi, se vogliamo, il Covid accelera un po' tutte queste buone pratiche che vanno verso i meccanismi di interazione digitale con il grande pubblico e gli utenti, gli user di Instagram, di Facebook, di YouTube. Covid oggi, per esempio, qual è il grande problema che c'è stato e che abbiamo visto, per fare un esempio pratico, da noi le misure emergenziali, quindi quelle che sono state frutto dei DPCM che in via d'urgenza il Premier ha dovuto deliberare, sono state comunicate spesso purtroppo in maniera molto impattante sulla popolazione. E se ricordate, per esempio, con il DPCM, il primo che è stato emanato da Conte l'8 marzo, purtroppo è stato divulgato prima della sua emanazione ufficiale. Voi che siete lì in Lombardia ne avete subito le conseguenze con la stazione di Milano, quelle foto di quella sera di sabato, mi ricordo. Sabato notte. Vabbè, lasciamo perdere questo capitolo, sorvoliamo, me lo ricordo. Sorvoliamo. Per cui, ecco, diciamo, sono delle dinamiche dove ci vuole tantissima attenzione, ci vuole una profilazione del pubblico che vada veramente a, come dire, a colpire sì la pancia degli italiani, ma spesso a poter arrivare anche a toccare senza urtarle le sensibilità di ciascuno di noi. E questo è fondamentale con la processazione, il processo e l'analisi dei dati. Quando arriveranno, non so, diciamo, delle forme di comunicazione che spero il governo italiano, perché poi faremo l'esempio di quelli internazionali, ma che riuscirà a capire questo sentiment, a intercettarlo, credo che ci sarà una forma di dialogo migliore, soprattutto nella fase 2 e nella fase 3. Spero che di queste cose si faccia grande attenzione, perché sennò provocano i danni. Oggi le parole sono molto, molto importanti. Assolutamente. E come vengono usate. Assolutamente, anche perché in questo momento, stando in casa e non potendo avere la libertà di uscire, noi ascoltiamo, recepiamo, veniamo bombardati da parole. Quindi è importante usarle nel modo giusto, ma soprattutto dare una comunicazione univoca, credo. Tu, dato che lavori per una advisor di una firm americana, ci puoi fare qualche esempio, non so, in America come lo stanno utilizzando queste nuove tecnologie, se già sono più all'avanguardia di altri stati rispetto a noi? Ma sai, lì hanno capito che chiaramente il grande pubblico, gli user, che sono milioni lì, ancora più di noi, che frequentano i social media, sono altamente percettivi, perché di conseguenza, dovendo stare a casa, come dicevi giustamente tu prima, Daniela, ovviamente la percezione data dalla frequentazione più assidua dei social e dei media in generale fa sì che poi i modelli comportamentali delle persone siano più
diciamo, adattivi al passo con quello che sta provocando tutto questo Covid, per cui c'è una sensibilità percettiva veramente triplicata rispetto al passato. Quindi qual è il grande pericolo a cui vedo che lì però si fa più attenzione? Oggi noi abbiamo un problema in Italia, che è quella di adeguare la legislazione che riguarda la privacy a questi strumenti innovativi. Da ultimo abbiamo avuto il caso di Immuni, che è questa piattaforma che è stata inaugurata dal team di Colau pochi giorni fa e che si è beccata subito la denuncia di questa indagine che è in corso per quanto riguarda il tracing dei dati, esattamente, sì, e la possibilità di che ci sia una violazione alla privacy di ciascuno di noi. Oh, ecco, in America, per esempio, la legislazione americana è molto più soft, soprattutto in questo momento non crea dei vincoli. I grandi provider vanno in autoregolamentazione sulla privacy. Faccio un esempio che è quello, per esempio, di Facebook, che ha attivato questo FACTA, che è uno strumento, un servizio di fact-checking sulle fake news, proprio per far arrivare le misure e la comunicazione delle misure anti-Covid nella maniera più giusta alla gente. Però, diciamo, se lo sono fatto self-made, è una cosa spontanea che il grande provider ha pensato di tirare fuori, in questo caso si parla di Facebook, che è proprietaria di WhatsApp, e l'hanno fatto loro. Però la legge americana non gli è andata addosso. Perché? Perché è più adattiva e al passo con i tempi. Oggi noi questo un pochettino dobbiamo fare attenzione. Quello che sta succedendo lì è, come dire, un parametro che dovremmo utilizzare, che il decisore italiano dovrebbe utilizzare per prendere il buon esempio da quelle pratiche e adattare i processi normativi con quelli che sono invece i processi dati dalla innovazione tecnologica. Questo è fondamentale se vogliamo andare avanti, se no siamo fuori dalla partita. Certo, e secondo te qual è il futuro dei social media nella politica italiana? Ma guarda, io penso che ho raccolto un po' di dati, Daniela, perché qui penso che sia importante un pochettino avere un po' un occhio rispetto a quello che succede all'estero per trovare dei buoni esempi, delle buone pratiche, come dicevo prima, e adattarle al nostro mercato, in questo caso quello della politica. Come può aiutare? Cioè, in questo senso qua, cioè USA e UK, per esempio, sono molto molto avanti nel posizionare i loro leader sui profili social, quindi sono molto presenti. Pensate che Trump vede ed è innamorato di Twitter e si vede con Jack Dorsey, che è il CEO di Twitter, quotidianamente quasi. Perché? Perché Trump ha individuato in Twitter la possibilità di arrivare alle persone con una narrativa, quindi con uno storytelling, diciamo, qualcuno lo definisce da stadio, però io lo definisco come uno storytelling senza filtri, che arriva diretto. La situazione americana funziona. Che funziona, sta funzionando, perché, voglio dire, è vero che è un linguaggio diretto, però tante volte anche da spogliatoio, come dicono là, però arriva a tutti, arriva alle grandi masse, è in grado di arrivare alla pancia veramente della gente e poi di conseguenza, in questo caso il presidente degli Stati Uniti, trasforma, proprio perché elabora i dati poi che arrivano, perché poi dai profili arrivano tanti dati, cioè tanta big data. Perché big data? Perché questa interazione che avviene attraverso gli strumenti e i canali digitali consente di avere tantissimi dati da profilare, e lui in tempi molto rapidi riesce a profilare questi dati e a trasformare in azioni concrete di governo, quindi negli interessi della popolazione, quello che arriva da questi dati qua. Perché analizza il rischio, sentiment, e lui loro analizzano il sentiment, da noi non ho ancora capito cosa fanno, però. Da noi non si capisce. Non so se ti ricordi, nel 2012 era all'inizio proprio Trump con il suo hashtag Make America Great Again, che un po' riprendeva il famoso Ask Obama, quando Obama poi nelle elezioni precedenti aveva cominciato a usare i profili social, e quella campagna ha trasformato le abitudini
tantissime abitudini degli americani, sono andati in linea con quelle che sono state poi le sue comunicazioni costanti. Lui è sempre presente su Twitter, tutti i giorni, come se fosse il caffè la mattina. YouTube è molto presente anche lì. Se pensate poi che, se vogliamo fare un paragone con le dovute distanze, anche Conte adesso sta utilizzando per la comunicazione nazionale Facebook, ha avuto un moltiplicarsi dei suoi follower proprio perché utilizza la piattaforma, quindi Facebook, anche lui sta un po' cercando di capire che forse questi sono i mezzi nuovi. Ha subito tanti attacchi dalle opposizioni perché secondo loro dovrebbe essere la TV di Stato. È ugualmente la TV di Stato, perché la TV generalista consente di arrivare anche a quelle fasce di pubblico magari più anziani che non hanno Facebook, non utilizzano i social in generale, però utilizza anche Facebook per arrivare un po' a tutti quanti, quindi sta un po' capendo. Quello che succede negli Stati Uniti è fantastico, io penso. Io ho dei dati qui che parlano, per esempio, di che da quando ha creato il profilo Trump, più di 10 anni fa, quello su Twitter, che lui ha fatto più di 40.000 cinguettii, si è rivolto a un pubblico di quasi 60 milioni di follower. Che quindi, cioè, no? E ho trasformato... Aveva un messaggio da veicolare, è riuscito a... C'è riuscito. Io ho trasformato un pochettino questo claim, diciamo, di Trump in una ricerca che poi mi sono andato a vedere per farvi capire l'efficacia della presenza del partito politico che vuole rafforzare il consenso e quindi aumentare la percentuale di consenso attraverso la figura del leader, quanto è importante la presenza sui social. Allora io ho visto che questi dati mi danno, parlando a cominciare da Trump, che mi dà 78,1 milioni di follower. Poi abbiamo Boris Johnson che ce n'ha 2,4 milioni, abbiamo Macron che ha 5,1 milioni, il sindaco di Londra in questo caso, sono andato a scendere un pochettino di livello, un po' più territoriale se vogliamo, ma sempre del sindaco di Londra parliamo, ha 3,2 milioni di follower. Sapete quanti abbiamo qui con i nostri leader italiani, sempre facendo i dovuti paragoni, perché anche lì dovete pensare che l'Italia ha 60 milioni di abitanti, quelli ce ne hanno svariati in più, quindi bisogna fare le dovute distanze. Però, da quello che è emerso dalla nostra ricerca, che l'unico che, e guarda caso, che ha poco sopra il milione di follower, sai chi è? Lo puoi immaginare? No. Salvini. E infatti il suo partito è il primo partito in ordine di gradimento, perché noi abbiamo un Conte che ha 580.000 follower su Twitter, rimaniamo, e poi abbiamo Salvini 1.2, abbiamo la Meloni con 951.000 follower, sta quasi arrivando al milione, Berlusconi, che è un esempio invece della vecchia politica, ce n'ha 102.000, Zingaretti, che rimane un po' ancorato anche lui a vecchi modelli, che ce n'ha 500.000, Di Maio poco sopra, ma non mi stupisce perché il movimento è un pochettino in calo, perde pezzi quotidianamente, 646.000, la Raggi, perché anche qui sono andato a vedere il sindaco su Roma, 460.000 follower. Questo per farti capire come sia importante la presenza diciamo diretta di un leader politico e indirettamente finalizzata all'attrazione del consenso sui social media. È anche comunicazione diretta, le fake news, giusto? Cioè per come? Gestire, è anche un modo essere presenti e evitare delle fake news magari. Certo, perché sulla comunicazione digitale noi vediamo che poi sempre più è importante come rimbalzano queste notizie, perché se si generano notizie che in qualche modo possano comportare qualche dubbio nell'utente finale, nel pubblico, allora si può creare un effetto boomerang, noi lo chiamiamo, al contrario, per cui come acquisti consenso lo perdi. In più, la velocità dei canali che offrono comunque come enorme vantaggio alla politica i canali digitali,
ti porta su, come nello stesso tempo, nella stessa velocità può portarti giù. Perché sono fenomeni molto fluidi, molto, molto, come dire, molto difficile rafforzare, consolidare, crescere, facilissimo perdere. Certo, e andare poi, giù. Tra l'altro non c'è una intermediazione tra il media, ma è un canale diretto, quindi la risposta è immediata da parte del pubblico. Certo. E io, a proposito di pubblico, io vorrei ricordare a tutti da casa che se volete fare delle domande a Giuseppe, lui volentieri si presta a rispondere, anche perché magari essendo appunto all'interno di organizzazioni governative del governo e anche a grosse aziende, può così puoi darci, toglierci delle curiosità, credo. Ad esempio, nelle corporate, le aziende che le lobby rappresentano, come in questo momento anche loro stanno utilizzando i social media? Bah, in questo momento è importante sempre il ruolo che abbiamo noi professionisti di questo settore qua, quindi alludo al public affair, alle lobby e al digital communication. Strumenti di advocacy fondamentali, quindi campagne, però la interazione deve essere, e quindi l'engagement e lo scambio informativo con gli stakeholder, che sono la figura di filtro ideale in questo dialogo di cui parlavo prima tra il governo e in questo caso le aziende, è molto importante profilare delle community che abbiano al loro interno la possibilità di far partecipare gli stakeholder, i player che sono interessati a dialogare con il governo su determinati profili che riguardano i loro settori di mercato, attraverso i loro portatori di interesse, però in questo modo, in questa piattaforma, in questo dialogo allargato che il mondo digitale ci offre, abbiamo la possibilità di creare un'interazione che è fondamentale tra il rappresentante di quell'azienda, lo stakeholder, quindi il portatore di interessi che diciamo rappresenta la categoria di mercato in cui quell'azienda opera, e il decisore finale, che è il governo. Quindi le piattaforme digitali in questo momento, così come d'ora in poi, perché Covid, come dicevo prima, accelera questi strumenti, lo stiamo vedendo noi anche con queste interviste, con questo format digitale di Rinascita, che utilizziamo sempre di più questi strumenti. Quindi questa forma partecipata che vede tutti i portatori di interesse e tutti i player coinvolti dentro un unico contenitore garantisce democraticità, partecipazione, miglioramento dei contenuti sia per l'azienda che per il governo, che deve autorizzare magari quei settori con delle regolamentazioni dei settori dove è quell'azienda presente, per far sì che un prodotto venga distribuito. Pensate alla farmaceutica, per esempio, no? Che immettono, che è un settore altamente regolamentato, che immettono prodotti farmaceutici continuamente nel mercato. Quanto è importante questa piattaforma di dialogo che la community digitale ci consente di poter attivare per rappresentare le dinamiche che riguardano i loro stakeholder, il loro pubblico, il loro consumer, e poter dialogare direttamente con chi ci governa, le agenzie che regolano i prodotti, in questo caso del mondo del pharma, penso all'AIFA, penso a tutte le agenzie governative sul farmaceutico. Quindi diciamo, questi strumenti messi a terra in forma integrata, io credo che potranno garantirci un grande futuro. Bene, speriamo che... Anche in presente, speriamo. Esatto. Allora, Enrico, ci sono due domande. Enrico Marcon dice, associare la sicurezza da fake news ad un profilo ufficiale non sembra essere un assioma. Ufficiale non significa necessariamente questo. Cosa ne pensa? Mi puoi ripetere la domanda? Scusami, Daniela. Dice ufficiale, allora, associare la sicurezza da fake news ad un profilo ufficiale,
non sempre la notizia vera viaggia su un profilo ufficiale, credo che sia. Non è una garanzia, quantomeno, di verità, di veridicità della notizia, il fatto che possa trattarsi di... venga data la notizia su un profilo ufficiale. Cosa ne pensi? Beh, su un profilo ufficiale voglio sperare... Purtroppo questi fenomeni in Italia succedono, all'estero un po' meno. Se si parla di profilo ufficiale, voglio sperare che prima di pubblicare quella notizia, chi la pubblica si sia adoperato per controllarne e verificarne le fonti. Quella è la prima cosa che bisogna fare quando si gestisce un profilo di qualcuno, soprattutto se si tratta di un profilo ufficiale, perché lì poi abbiamo il famoso effetto boomerang, perché se io sul mio profilo ufficiale pensate magari nel caso di un leader politico, non so se allude a questo l'amico che ci ha scritto, pensate la portata di una notizia falsa su un mio profilo ufficiale come può generare un effetto boomerang controproducente per chi l'ha postata, per me in questo caso che l'ho postata. Quindi la veridicità delle fonti quando si tratta di comunicare e soprattutto comunicare a un vasto pubblico, perché spesso, tornando al caso dei leader, i leader abbiamo visto che hanno determinate migliaia di follower, bisogna stare molto attenti. La legislazione in questo caso non ci aiuta, perché, come dicevo prima, il fact-checking è un qualcosa che attualmente la big tech community, quindi i Facebook, i Twitter, YouTube, i grandi provider di social media, in autoregolamentazione si autodeterminano le regole del gioco. Quindi è come se io e te giocassimo a un nuovo Monopoli, però coinvolgiamo un po' tutti gli altri, ma le regole ce le facciamo noi. Non ci sono delle normative che ci proteggono al momento. Giuseppe, ci sarebbero altre tre domande che purtroppo sono arrivate all'ultimo, mi dispiace ma purtroppo sono le 16.30 e c'è già l'altro ospite in coda, però l'ultima battuta, Silvestro dice, secondo lei la pubblica amministrazione riuscirà a sfruttare queste piattaforme prima o poi che semplificano il rapporto col cittadino? In due parole. Io penso di sì, sì sicuramente se utilizzerà degli advisor come noi, delle persone esperte di questo settore, allora sì. Il grande cambiamento è alle porte, guardate. Io penso che il fase 2 Covid sia un acceleratore di questi processi fenomenali e dobbiamo cogliere questa opportunità. Ci vogliono persone qualificate, sicuramente. Sì, assolutamente. Domani parleremo di questo, anche del merito, dell'importanza che ha la meritocrazia. Ricordo che mi parlavi appunto di questo argomento a cui tengo anche io particolarmente. Ecco, quindi non sarebbe l'ora di adottare in Italia, no? Il criterio del merito all'interno della selezione delle persone, sia nella soprattutto nella pubblica amministrazione. Ciò detto, grazie Giuseppe, ti ringrazio tantissimo. Grazie Daniela, a te. Per il contributo, mi scuso con le persone da casa a cui non ho potuto leggere, insomma non abbiamo potuto rispondere. E Eric, dall'altra parte, se accende la telecamera e il microfono. Io spengo? Sì, grazie. Ciao Giuseppe. Grazie. Ciao.